Buongiorno a tutti, benvenuti a questo interessantissimo webinar. È un grande piacere per noi introdurre il professor Uricchio, presidente del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, ANVUR, e il professor Rizzi, biochimico, sempre di ANVUR, quindi li ringrazio davvero moltissimo per la loro partecipazione. E inviterei a questo punto il professor Uricchio a illustrare l'aspetto, diciamo, storico, evolutivo del progetto che li ha così importantemente coinvolti, per cui lascio la parola a lui. Prego. Grazie dell'invito. Io sono felice di poter oggi riferire di un'esperienza interessante e importante sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista della terza missione. Sono stato rettore dell'Università di Bari nel periodo 2013-2019 e ancor prima ero direttore del Dipartimento di Taranto e con i colleghi di area scientifica, tra i quali il professor De Gennaro, abbiamo promosso sempre gli studi in materia ambientale e soprattutto anche sugli aspetti dell'inquinamento sia outdoor che indoor. In questo ambito sono stati sviluppati studi scientifici sul tema dell'inquinamento indoor e sull'analisi anche di alcune componenti dell'inquinamento indoor. In particolare l'attenzione si è orientata sul tema del respiro e si è potuto rilevare come il respiro sia si trovi in una particolare condizione, offra cioè gli strumenti per poter anche sviluppare un'analisi diagnostica. Gli studi che sono stati compiuti dallo staff del professor Di Gennaro sono stati particolarmente preziosi perché poi insieme ai colleghi clinici, il professor Altomare e un gruppo di ricercatori di area medica hanno poi consentito di promuovere una nuova tecnologia, la cosiddetta breath analysis, quindi la diagnostica attraverso il respiro di alcune patologie, tra le quali i tumori al colon. Tumori che peraltro sono particolarmente diffusi e che risentono anche di condizioni di inquinamento ambientale e di inquinamento anche legato al ciclo alimentare. I temi quindi dell'ambiente si saldano a quelli della salute e hanno consentito di sviluppare una tecnologia che è stata anche poi promossa anche attraverso un investimento della regione, un finanziamento importante dedicato alla creazione di uno spin-off che poi ha testato anche questa nuova tecnologia e quindi da un lato l'aspetto scientifico che è stato presentato in diversi contesti anche internazionali, dall'altro lato anche l'esperienza dello spin-off, del trasferimento tecnologico che ha consentito di mettere anche a valore anche questa tecnologia, hanno prodotto risultati interessanti, peraltro anche utilizzati dall'IRCCS, l'Istituto Oncologico di Bari, dove anche queste nuove tecnologie sono state adoperate come diagnostica predittiva del tumore a colon con dei riscontri anche particolarmente interessanti. Si tratta di una tecnologia quindi non invasiva, ma soprattutto anche di un testing prezioso per poter poi ulteriormente approfondire le tematiche legate a questo tumore particolarmente diffuso ma anche devastante con dell'incidenza anche di mortalità ancora molto elevata. Quindi credo che sia un'esperienza virtuosa che vada raccontata e che mette a valore scienza e trasferimento tecnologico, università e impresa, in un'ottica anche particolarmente attenta anche ai temi della diagnosi predittiva che consentono di minimizzare anche i costi della sanità, ma allo stesso di dare una risposta efficace ai bisogni di salute del nostro tempo. Bene, e da un punto di vista poi più generale, comprensibile, scientifico, ecco, inviterei il
professor Rizzi a implementare ulteriormente di informazioni questa narrazione estremamente interessante. Grazie prima di tutto dell'invito, sì, cercherò di non entrare nei dettagli. Allora, e per fare questo, a questo punto, diciamo, fare un discorso un pochino più generale che non si riferisce specificatamente a questa attività ed esperienza virtuosa, a questo Ateneo, a questa tecnologia, ma più in generale sulla diagnostica in fase avanzata che usa altre tecnologie e non invasiva. Cercherò di utilizzare dei punti in maniera molto nei tempi. Tutti noi sappiamo ed è chiaro da sempre che la diagnostica insieme all'azione terapeutica è centrale per la risoluzione di situazioni legate a svariate patologie. Lo è sempre stata e lo è sempre di più perché diventa sempre più importante una fase di prevenzione. Tutti noi sappiamo che la medicina moderna, oltre ad andare nella direzione della medicina personalizzata, fa molto riferimento alla prevenzione e quindi ad azioni di screening di massa sui grandi numeri. Questo significa che la diagnosi sta acquisendo con le tecnologie, con l'integrazione con le tecnologie sempre più avanzate, un'importanza sempre più crescente. E quindi è evidente che le tecnologie che non sono invasive, sono poco costose, sono disseminabili sul territorio, sono di per sé un contributo eccezionale alla salute pubblica. E in questo senso, evidentemente, tecnologie come quella di cui stiamo parlando oggi fanno riferimento sia alla ricerca di base, perché di fatto fanno riferimento all'individuazione di quelle che sono delle molecole che vengono prodotte in certi organi, in certe sedi, vengono emesse col respiro e possono essere poi rilevate e sono legate all'insorgenza o alla presenza, più o meno quindi avanzata, di situazioni patologiche. Quindi è chiaro che questa tecnologia fa riferimento a tecnologie avanzatissime che, per esempio nel caso dell'intestino, rilevano la variazione del metabolismo dell'intestino, non solo quello delle cellule tumorali, ma anche per esempio quello del cosiddetto microbioma, cioè di tutti gli organismi batterici che vivono nel nostro intestino, e individuano delle molecole che sono segnali di potenziali situazioni patologiche. Quindi è una tecnologia pochissimo invasiva, si dona il respiro, come si dice, è una tecnologia che ovviamente non sostituisce a poi altri approfondimenti diagnostici più invasivi, classici, come la colonoscopia nel caso specifico dell'intestino o altre forme diagnostiche, ma che ha un valore enorme, ovviamente, soprattutto, ripeto, pensando alla distribuzione, alla velocità sul territorio. Da questo punto di vista è anche molto importante che tecnologie di questo tipo, per esempio, possano anche essere messe a disposizione delle farmacie, che sono un presidio molto importante, ovviamente, alla salute pubblica, e quindi, ripeto, non necessariamente per arrivare a sostituire tecniche diagnostiche molto più avanzate e precise, ma per dare un contributo che però è essenziale, perché è su grandi numeri, ovviamente. E un'altra cosa generale che mi sentirei di dire è che, e questo va un po' più nella possibilità che la ricerca di base ha di integrarsi facilmente col mondo produttivo, portare dei prodotti sul mercato in fase diagnostica è più facile che non portare dei farmaci sul mercato. Tutte le attività legate all'approvazione di un farmaco richiedono ovviamente dei costi, dei tempi grandissimi, soprattutto dei costi grandissimi. E per piccole realtà, produttive, per piccole idee che nascono dai ricercatori, il mondo della diagnostica pone ovviamente, non dico una semplificazione, ma qualche complicazione in meno. Non che sia una complicazione, ovviamente, la verifica, ma da un punto di vista di possibilità di successo di una piccola realtà, ovviamente, con le risorse che ha a disposizione in generale una piccola realtà. Quindi, per riassumere, insomma, una fase iniziale, è una tecnologia come quella del respiro dell'analisi, parte da una ricerca di base approfonditissima su quello che è il metaboloma, si chiama, quindi il metabolismo che cambia in una situazione patologica, quindi a livello molecolare rileva e deve prima di tutto identificare quali sono i marker, le variazioni che ci si aspetta
in una certa situazione, diciamo, patologica. Mette a disposizione quindi un'altra ricerca di base, che è poi l'analisi, quindi che è alta tecnologia, dei metaboliti che vengono respirati, ma lo fa unendo queste due cose con una tecnologia portabile, trasportabile, poco costosa, adattabile a diciamo ai grandi numeri, e quindi, come già il professor Ricchi ha sottolineato molto correttamente, dà un contributo in generale, così come molte altre tecnologie, diciamo, di diagnostica non invasiva, a ridurre i costi legati alla diagnostica di massa su grandi numeri, che non è solo una questione di ridurre i costi, ma è una questione di poter raggiungere molte più persone. Quindi è proprio anche una questione di, in qualche modo, sanità pubblica che si allarga molto di più e molto più facilmente, con una possibilità quindi di prevenzione più alta ai grandi numeri. C'è solo da aspettarsi miglioramenti in futuro, ovviamente, non tanto e solo su questa tecnologia, ma sempre continuamente sulla diagnostica avanzata non invasiva, perché evidentemente questo salva vite, questo lo sappiamo, è la medicina preventiva, è la diagnosi avanzata preventiva, e se riesce a farlo riferendosi a tante persone, e ripeto, uno degli elementi è che sia una tecnologia affidabile, ancorché non risolutiva, è chiaro che comunque va sempre poi affiancata a una verifica in altre sedi, è un'azione particolarmente importante nella sanità. Ed è un'azione alla portata del ricercatore di base. Un tema fondamentale è come, diciamo, trasferire alcune conoscenze di base a realtà produttive. E la diagnostica non invasiva, che fa riferimento a ricerche di questo tipo, tecnologie di questo tipo, è uno dei sicuramente dei pilastri degli sviluppi futuri in questo tema. E quindi non c'è che da diciamo aspettarsi per il futuro un incremento forte da parte di piccole aziende con idee molto precise che si basano su alta tecnologia, in un mondo che poi ha un impatto in realtà fortissimo appunto sulla salute delle persone, che è la cosa fondamentale, la cosa centrale di tutto quanto. Io direi che, come prima informazione generale, forse mi fermerei qui senza andare nel dettaglio tecnologico su cui si basa questa tipologia, perché, ripeto, il concetto è, in generale, oltre a questo esempio, la diagnostica non invasiva. L'ultimissima cosa, e poi chiudo, essendo rimasto nei tempi, come ci siamo promessi, è che tanto più tecnologie di questo tipo e dati di questo tipo, quindi basati su casi reali, aumentano, cioè tanto più questo tema dei big data, di tantissime informazioni che provengono da tantissime fonti, aumentano, tanto più queste tecnologie diventano efficaci, vengono affinate nel tempo, si identificano quelli che sono i margini di miglioramento, e quindi si ottiene un miglioramento di per sé della tecnologia. Quindi il tema dei grandi dati è un tema che poi torna alla ricerca di base per migliorarla dall'interno. Grazie, direi che mi fermerei qui per il momento. Sì, sì, interessantissima anche questa analisi, perché ripercorre l'importanza comunque della territorialità. Ancora una volta, quando sento parlare di medici, farmacie, mi viene in mente il territorio, e quindi una connessione fondamentale tra, diciamo, centro e periferia da questo punto di vista. Desidererei fare una domanda al professor Uricchio, cioè quali secondo lui sono i vantaggi che nella globalità possono apportare queste sinergie tra pubblico, università e aziende del settore? Quali secondo lui potrebbero essere questi vantaggi che spingerebbero, diciamo, movimenti, ecco, di interesse bilaterali? Sì, l'innovazione e la ricerca sono la leva dello sviluppo, e quindi è evidente che il progresso scientifico contribuisce in modo determinante alla crescita della società, ma anche consente di affrontare le grandi emergenze del nostro tempo, del nostro pianeta, le emergenze climatiche, le emergenze ambientali, le emergenze sanitarie, lo abbiamo visto anche nella recente esperienza della pandemia. La ricerca scientifica ci ha offerto il vaccino, ci consente di affrontare anche le tematiche determinanti della transizione ecologica, quindi
la spinta forte della ricerca trasforma il nostro presente e offre anche delle prospettive al futuro, garantisce il diritto al futuro dei nostri giovani. Quindi la ricerca va promossa, va potenziata, va anche valutata, perché è evidente che c'è anche l'esigenza di una valutazione di qualità, ma soprattutto occorre che i nostri giovani ricercatori siano accompagnati e sostenuti nei processi che loro portano avanti, quindi nello sviluppo delle loro attività scientifiche. Credo che questo sia un momento anche importante. Il PNRR offre degli strumenti anche di sostegno e di promozione della ricerca, ma occorre che la cultura della ricerca, la cultura della qualità, l'attenzione anche rispetto alle emergenze del nostro tempo venga sempre più promossa, cioè la maturazione di una maggiore consapevolezza. E credo che sia anche questo il compito a cui la istituzione che abbiamo l'onore di guidare possa svolgere. L'ANVUR ha questo compito di promuovere la qualità, di valorizzare e valutare il modello della filiera della ricerca accademica, dell'alta formazione artistica e musicale, e cerchiamo di portarlo avanti con massimo impegno. Benissimo, lei prima, professore, ha parlato del PNRR, no? E quindi alla luce, diciamo, di queste regole, tra virgolette, di queste incentivazioni anche, che vengono suggerite, in che modo queste nuove tecnologie possono inserirsi? Ma Antonio, poi forse introdurre tu il tema del legame col PNRR, e poi posso dare qualche spunto. Certo, il PNRR descrive alcuni assi, sono sei esattamente quelli che vengono individuati. Cultura e innovazione è uno di questi, e l'asse della transizione ecologica è anche un'altra asse forte, poi ci sono evidentemente anche quelli alle grandi tecnologie, l'intelligenza artificiale, la big data, lo spazio, sono tutti temi che pongono la centralità della ricerca e dell'innovazione, in alcuni casi in modo diretto, in altri casi attraverso anche innesti trasversali. Nell'ambito del PNRR si fa riferimento anche ad alcune azioni specifiche, soprattutto il riordino dei dottorati di ricerca, e su questo proprio col professor Ghizzi e con gli altri colleghi del direttivo abbiamo lavorato molto, offrendo al Ministero una proposta anche di revisione del modello, di promozione della ricerca anche attraverso il network di giovani ricercatori. La qualità anche passa attraverso anche un allargamento della base dei nostri ricercatori, quindi anche questo è un tema centrale. E poi ci sono evidentemente le azioni mirate, come la creazione di reti e di centri di ricerca tematici specifici, che vengono anche contemplati all'interno del PNRR. Quindi sono numerosi gli strumenti, e ovviamente sarà importante darvi attuazione anche nei tempi programmati, perché appunto il modello del Next Generation EU impone anche tempi stretti per poter portare avanti le grandi riforme a cui siamo chiamati. Sì, io aggiungerei brevissimamente che se questa grandissima occasione che viene messa a disposizione del Paese e naturalmente del sistema della ricerca e dell'università risulterà in qualcosa che è di permanente, quindi non solo limitato a un intervallo temporale dell'intervento, credo che una parte dipenderà anche dal fatto di quanto si riuscirà a rendere strutturale in qualche modo e a rafforzare questa collaborazione fra il mondo dell'industria e il mondo della ricerca accademica, e creando in realtà un valore aggiunto molto importante, che poi diventa auspicabilmente in alcuni casi strutturale. Noi sappiamo dalla storia degli Stati Uniti che il numero di queste spin-off accademiche che nascono è molto grande, e poche hanno poi successo stabile nel tempo. Lo sappiamo da quello che è successo in altri paesi, primariamente gli Stati Uniti, ma ovviamente tanto più il numero di base è grande, tanto più a fronte di una naturale diciamo
impossibilità di proseguire l'attività produttiva nel tempo, imprenditoriale nel tempo, maggiore però il numero di quelli che riescono a farlo con le idee specifiche e maggiore quindi poi la ricaduta a più lungo termine sul territorio, che è la cosa che tutti noi speriamo accadrà e per cui tutti cerchiamo di lavorare e dare il nostro contributo. E quindi questo nel rapporto fra il mondo produttivo e il mondo della ricerca è un momento in cui davvero ci auspichiamo tutti quanti che possa portare a una situazione non una tantum, ma stabile. Perfetto, ringrazio davvero tantissimo i nostri ospiti, il professor Antonio Felice Uricchio e il professor Menico Rizzi, ringrazio moltissimo e a questo punto colgo l'occasione per augurare a tutti, persone, pazienti, eccetera, un buon vento. A questo punto presumo che sia, visto l'argomento che stiamo trattando, così l'aspetto più interessante un po' per tutti. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, diamo il benvenuto alla dottoressa Francesca Porcelli, Sales and Product Manager Mistral in Predict. A questo punto è nostra consuetudine chiedere a che punto è il progetto, cioè da un punto di vista della sua diffusione, della sua strutturazione. E quindi ci aspettiamo da lei delle informazioni molto diciamo precise da questo punto di vista. Prego. La ringrazio. Allora, buonasera a tutte e tutti. E per me è davvero un piacere poter essere al tavolo, insomma, con persone che stimo tantissimo, sia professionalmente che personalmente. Inizio con il presentarmi, appunto, sono Francesca Porcelli, sono una dottoressa di ricerca in chimica e in Predict sono la responsabile sales e marketing per quello che è la linea di prodotti legati all'analisi del respiro. Oggi, appunto, come accennava lei, mi piacerebbe raccontarvi brevemente cos'è l'analisi del respiro, le sue potenzialità, ma anche qual è il percorso sviluppato dalla nostra azienda in questo contesto. Il tema dell'analisi del respiro per scopi di monitoraggio diagnostico fino a qualche anno fa nel mondo scientifico, ma anche tra le realtà aziendali, sembrava un argomento molto di nicchia e quindi lontano dal poter diventare un approccio affidabile, efficace e soprattutto alla portata di tutti. L'analisi del respiro possiamo dire che lega le sue radici alla nascita della medicina, perché il primo che ne ha parlato è stato proprio Ippocrate, ma è proprio diciamo, negli ultimi decenni che grazie allo sviluppo tecnologico è stato possibile, insomma, testare le rilevanti potenzialità di questa tecnica, partendo ad esempio dall'impiego che un po' tutti conosciamo legato al monitoraggio dei livelli di alcol nel sangue, insomma, con il classico etilometro, fino ad arrivare oggi ad ipotizzare la possibilità di impiegare questa tecnica per la diagnosi di patologie ad alto impatto socio-economico e sanitario. L'analisi di questo quarto fluido biologico rappresenta un nuovo modo di pensare alla diagnosi e ad oggi possiamo dire che si affianca alle metodiche convenzionali in quanto consente di ottenere un fingerprint metabolico, quindi un'impronta digitale del nostro organismo e di vedere pertanto come lo stesso si caratterizza, diciamo, rispetto ad altri pazienti o a controlli sani. Non meno rilevante è la possibilità di pensare di impiegare l'analisi del respiro per valutare nel corso del tempo e per lo stesso paziente, ad esempio, l'evoluzione di una malattia o piuttosto che la risposta dei percorsi terapeutici in atto. O, ad esempio, ancora diciamo, la risposta che il nostro organismo dà ad un'esposizione acuta o cronica a sostanze inquinanti. Mi permetto di dire che la non invasività della tecnica, che la rende pertanto adatta a tutti e ripetibile con frequenza, è sicuramente il punto di forza, la rivoluzione della breath analysis, nell'ottica di avvicinare le persone ai percorsi di screening, che è comunque una problematica molto sentita, e anche la scelta di rendere pertanto la raccolta dei campioni e l'analisi degli stessi indipendenti sia per spazio che per tempo è stata fatta proprio nell'ottica di provare ad incentivare il concetto della deospedalizzazione della diagnosi.
e per rendere davvero fruibile per tutti la metodica. In questa direzione possiamo dire che Predict qualche anno fa, con visione, grande coraggio e davvero credendo fortemente nell'idea, ha deciso di raccogliere la sfida e di fornire un contributo importante nella standardizzazione del processo, con l'obiettivo comunque finale di provare a trasferire questa metodica dagli ambienti della ricerca scientifica alla routine clinica. La realizzazione di Mistral, pertanto, in quest'ottica rappresenta per noi solo la prima tappa di questo lungo percorso. Mistral, che oggi è disponibile sul mercato, è un dispositivo medico regolarmente registrato presso gli organi ministeriali di riferimento e dotato di marchio CE, in grado di raccogliere in maniera completamente automatizzata e controllata la porzione alveolare del respiro direttamente in cartuccia e parallelamente anche di raccogliere un campione di aria ambiente di riferimento, ed entrambi questi campioni poi possono essere successivamente analizzati mediante gas cromatografia e spettrometria di massa. Il sistema pertanto opera in modalità offline rispetto alle apparecchiature di analisi ed è completamente gestibile tramite software per tutta la durata del processo di acquisizione del campione e anche di visualizzazione dell'output strumentale. Nella progettazione e nella realizzazione di questo prodotto abbiamo fatto delle scelte importanti, sempre tenendo a mente l'obiettivo importante per noi, cioè quello di rispondere al bisogno della comunità e quindi non solo dei medici ma anche degli utilizzatori finali. La realizzazione di questo sistema di raccolta di campioni di espirato ha quindi rappresentato per Predict l'inizio di nuovi percorsi di sviluppo di tecnologie, proprio nell'ottica di standardizzare e semplificare anche la successiva fase di analisi, nonché di provare a sviluppare degli algoritmi di intelligenza artificiale e degli strumenti che permettano l'automazione delle fasi di studio dei dati, al fine quindi di fornire anche ai medici un output di semplice lettura. Mi preme evidenziare comunque che lo sviluppo dell'innovazione in campo sanitario è per noi solo uno dei tasselli di un sogno più grande che stiamo provando a portare avanti con tenacia, cioè quello di testare la brief analysis sui grandi numeri, perché crediamo davvero che questa tecnica possa rappresentare il futuro un po' per tutti noi, ma soprattutto crediamo anche che la tecnologia è nobile solo se unita alla professionalità indiscussa della nostra classe medica. Benissimo. E facciamo un attimo, torniamo dal futuro e andiamo verso il presente, no? Un attimo. E quanta strada effettivamente ha fatto questa tecnologia negli ospedali italiani? Cioè, da un punto di vista nazionale, nel settore, diciamo, pubblico. Certo, sì. Allora, oserei dire che la Regione Puglia in questa direzione è stata visionaria e ha rappresentato per il territorio nazionale un esempio di coraggio, in quanto ha creduto sin dall'inizio nell'idea dell'analisi del respiro, investendo sia nel finanziare il progetto che poi ha messo le basi per la realizzazione di Mistral e successivamente realizzando proprio il primo centro di analisi del respiro pubblico europeo attualmente presente presso l'Istituto Tumori di Bari. Nel nostro percorso di crescita aziendale, tuttavia, abbiamo avuto l'opportunità anche di intercettare l'interesse e di collaborare su questo filone con altre realtà ospedaliere al di fuori del territorio pugliese. Sul territorio pugliese, cardini per noi sono sicuramente il Policlinico di Bari, oltre che l'Istituto Tumori, appunto, di Bari. Ma in questo percorso abbiamo avviato delle collaborazioni anche con il Policlinico Umberto I di Roma o piuttosto che l'Ospedale Pascale di Napoli e la Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, solo per citarne alcuni. Ciascuna realtà comunque interessata ad investigare le malattie per cui le stesse rappresentano dei centri di eccellenza territoriale. Diciamo, forse è un'esagerazione, però vorrei sottolineare che l'analisi del respiro negli ospedali italiani è ancora una procedura poco diffusa, in quanto anche se la tecnica la si conosce da alcuni anni, è davvero soltanto da poco che si è riusciti a fare un salto in avanti importante in termini di standardizzazione.
Quello che ci aspettiamo, se vogliamo provare un pochino a guardare al futuro, è che altri ospedali possano sentire l'esigenza di affiancare presso le loro strutture delle dotazioni per l'analisi di questo quarto fluido biologico, proprio nell'ottica di rendere questo tipo di analisi sempre più diffuso e fruibile da tutti i cittadini. Benissimo. E andiamo, facciamo un salto ulteriore verso in avanti, verso il futuro più futuro, e parliamo un attimo di PNRR, no? E quindi il PNRR prevede di per sé l'implementazione dell'assistenza remota. E quindi potrebbe essere interessante l'applicazione di questo test così semplice e poco invasivo in quest'ottica, secondo lei? Allora, io sono sicura che un aiuto in questa direzione può assolutamente essere fornito da questa tecnica, in quanto comunque questa tecnica ha il vantaggio di essere completamente non invasiva. Appunto, come raccontavo prima, la fase di raccolta dei campioni può essere svolta ovunque perché è una procedura molto semplice, e quindi si può ipotizzare di avviare delle procedure di screening proprio raccogliendo i campioni presso il domicilio dei pazienti e svincolando pertanto poi l'analisi degli stessi dalla fase di raccolta. L'idea dell'analisi del respiro è proprio fare screening primario, quindi avvicinare la maggior parte della popolazione a quelle procedure che alle volte sono invasive e quindi creano, diciamo, una dipendenza, una problematica anche di natura psicologica nei pazienti, che pertanto si trascurano, e quindi intervenire poi in una fase acuta o comunque avanzata del problema risulta poi molto problematico. Grazie mille, è stata una descrizione diciamo che ha ripercorso, diciamo, in maniera completa l'aspetto del passato, del futuro e soprattutto del presente. Quindi come dicevo anche e ho detto ad altri colleghi precedentemente, buon vento a questo punto, e la ringrazio davvero tantissimo, dottoressa Francesca Porcelli, per la sua partecipazione, per la sua davvero brillante esposizione. Grazie. Grazie a lei, è stato un piacere. Buongiorno a tutti, introduciamo il dottor Antonio Santo, responsabile della Lung Unit dell'oncologia toracica dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Lo ringraziamo per la sua presenza. L'idea è che l'espirato possa contenere molecole indicative di processi metabolici normali o anomali risale già addirittura ai tempi di Ippocrate, padre della medicina, che per la prima volta parlò proprio di fetor oris e fetor hepaticus, stando a indicare delle situazioni particolari in cui l'odore del respiro dei pazienti affetti da determinate patologie aveva appunto un odore caratteristico. E in tempi molto più recenti alcuni studi hanno dimostrato che i cani possono essere in grado di individuare pazienti ammalati di cancro semplicemente annusando il loro respirato. E dunque diciamo che l'idea che la presenza di alcune molecole nell'aria espirata di un soggetto possano correlare con alcuni stati fisiopatologici dell'organismo umano ha preso gradualmente consistenza a partire dagli anni 90, quando sono comparsi i primi articoli che valutavano appunto l'aria espirata nei pazienti. Tant'è che è nata addirittura una branca della scienza detta metabolomica o anche bretonica, che è focalizzata proprio allo studio di pattern di composti organici volatili, sono appunto queste molecole presenti nell'espirato dei pazienti di origine endogena. Infatti, l'analisi del respiro ha dimostrato che nell'espirato umano sono presenti questi composti organici volatili, ovvero tracce dei processi metabolici che avvengono all'interno dell'organismo, per poi essere espulsi attraverso l'espirazione. Questi sono i VOX, e che danno preziose informazioni sullo stato fisiopatologico dell'organismo. Negli ultimi 20 anni la letteratura medico-scientifica internazionale ha dedicato discreto interesse all'utilizzo dell'aria espirata per studiare molteplici situazioni fisiopatologiche, e tra queste è stata approfondita proprio la possibilità di identificare e misurare i composti organici volatili, cosiddetti VOX, quali biomarkers di neoplasie, e questo è il punto cruciale della nostra ricerca.
Chiaramente i risultati scientifici preliminari fino ad ora acquisiti hanno avuto numerose conferme su questa ipotesi, cioè si è visto da alcuni studi che effettivamente attraverso l'analisi di questi box si possono identificare dei profili patognomonici di alcune neoplasie. Tuttavia però c'è un problema. Qual è questo problema? E le diverse metodiche impiegate per raccogliere o concentrare i composti volatili presenti nell'aria espirata e i diversi approcci analitici non hanno ancora consentito una standardizzazione della metodica, che sarebbe un requisito indispensabile per poter poi sdoganare questa metodica tra le normali tecniche diagnostiche convenzionali. Negli ultimi anni però la situazione sta cambiando. Le informazioni sui box presenti nell'aria espirata sono considerevolmente aumentate. Se noi andiamo a guardare il numero di pubblicazioni fatte in materia, anno per anno sono sempre più numerose. Dunque diciamo che queste indagini sono migliorate anche perché c'è stato un affinamento degli strumenti utilizzati per le loro analisi. Sono state anche commercializzate alcune apparecchiature che riescono a quantificare i vari prodotti esalati nel tempo di un espiro. Fra queste apparecchiature, una delle più interessanti è sicuramente Mistral. Mistral è un dispositivo molto maneggevole e facile da usare per una rapida e una valutazione dell'aria espirata assolutamente non invasiva. Dunque, un'ottima compliance per i pazienti. Questo device, che è stato prodotto dall'azienda Predict, è il frutto di un progetto di ricerca avviato nel 2017, il titolo del progetto era Inside the Breath, condotto dall'Università degli Studi di Bari in collaborazione con varie aziende pugliesi capitanate appunto da Predict. Questo progetto, portato avanti dal professor De Gennaro, del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, in collaborazione con il professor Tomare, che è un ordinario di chirurgia generale dell'Università di Bari, e del dottor Mimmo Galetta, che è un oncologo toracico, responsabile dell'oncologia toracica dell'Istituto Giovanni Paolo II, mirava a che cosa? Ad arrivare a una diagnosi precoce e non invasiva di alcune patologie neoplastiche attraverso l'analisi dell'area alveolare. Questa ricerca ha dato un esito e positivo in quanto l'analisi del respiro su 39 pazienti affetti da mesotelioma plerico maligno ha permesso di individuare un gruppo di 10 composti organici volatili tra chetoni, alcani e idrocarburi metilati in grado di discriminare tra pazienti con mesotelioma plerico maligno e persone sane. Questa ricerca ha avuto tanto risalto tant'è che è stata presentata al Congresso Mondiale di Neoplastia e Toracopolmonari svoltosi a Barcellona nel 2019 e successivamente questi risultati sono stati pubblicati su CANSA. Pertanto possiamo dire sicuramente che dal 2017 ad oggi, cioè da quando è partito quel progetto, sono stati compiuti notevoli passi avanti nell'ambito della PET Analysis. Grazie alla tenacia di questi ricercatori e non ultimo anche la lungimiranza di Predict, che ha investito delle somme di denaro importanti, e ha creduto fortemente nel progetto e sono arrivati alla certificazione di Mistral come un dispositivo medico secondo la direttiva CE 9342 e quindi attualmente il dispositivo è disponibile sul mercato. Ma vediamo di capire rapidamente, perché questo è quello che interessa ai pazienti, come si utilizza Mistral. Questo device funziona in maniera molto semplice. È sufficiente che il paziente soffia all'interno del dispositivo perché affinché Mistral raccolga in una cartuccia l'aria espirata del paziente. Contestualmente però lo strumento, il device, raccoglie anche in una seconda cartuccia un campione di aria dell'ambiente circostante, in modo che le due cartucce poi vengono inviate a un laboratorio specializzato. L'analisi dell'aria ambiente permette di individuare le molecole inquinanti che possono essere presenti nell'espirato del paziente e dunque permettono di arrivare a una conclusione più precisa nell'individuazione dei box endogeni. Questi campioni, vi dicevo, una volta prese le due cartucce, vengono analizzati e i risultati inviati in maniera automatica ai medici per la lettura e per l'interpretazione dei dati. Capite bene che in prospettiva futura l'utilizzo di questo device su larga scala potrebbe rappresentare una cosiddetta rivoluzione copernicana nel campo della diagnosi, per i seguenti motivi. Il metodo assolutamente non è invasivo, è innocuo, non abbiamo radiazioni o altre metodiche invasive, è facilmente ripetibile, si esegue rapidamente,
l'esecuzione del test è molto facile e i costi sono sostenibili anche qualora noi volessimo intraprendere delle campagne di screening su larga popolazione, che poi l'obiettivo finale a cui si vuole arrivare con questa metodica è quello, la possibilità effettivamente di andare a fare degli screening di massa per le neoplasie a più alta incidenza, le cosiddette big killer. Al momento gli studi finora pubblicati sulla meta-analysis hanno il limite di casistiche poco numerose. Ecco perché è indispensabile qualche ulteriore studio con una casistica adeguata e che apre definitivamente la via a questa rivoluzionaria metodica nella normale pratica clinica. Se noi pensiamo solo per un attimo alle possibilità di screening su un'ampia popolazione per le neoplasie a più alta incidenza, tipo il cancro del polmone, il colon retto, della prostata, oppure la possibilità di monitoraggio in corso di follow-up in pazienti operati per neoplasie e che poi sono liberi da malattia o che stanno eseguendo un follow-up per i normali controlli. Pensiamo all'utilità di poter fare un test per niente invasivo che ci può indirizzare su un'eventuale ricaduta in modo precoce. Questo sarebbe veramente il sogno nel cassetto di ogni oncologo. Ecco, proprio in quest'ottica che vi dicevo, dato che gli studi finora pubblicati hanno casistiche poco numerose, proprio in quest'ottica partirà brevissimo, nel giro ormai di una o due settimane, dalla Lung Unit di Peschiera del Garda, in collaborazione col gruppo di ricerca del CERBA, un trial con un'ampia casistica. Cioè, in questo studio andremo a valutare 250 pazienti neoplastici, circa 100 pazienti con tumore del polmone, un centinaio di pazienti con tumore colon retto e una cinquantina di pazienti con un cancro del pancreas. A questi 250 pazienti neoplastici assumeremo 250 soggetti che faranno parte del gruppo di controllo. L'obiettivo primario di questo studio è quello di individuare e caratterizzare un pattern di composti organici volatili in grado di discriminare, mediante appunto un'opportuna elaborazione statistica, pazienti affetti da neoplasia polmonare o del colon retto o del pancreas rispetto ai soggetti di controllo. In questo studio si propone il confronto tra le due metodiche analitiche più attendibili, la Ion Molecular Reaction Mass Spectrometry e la gas cromatografia con rivelatore di massa, che è poi la metodica che si usa con MISTRA. In questo studio, dunque, dal confronto di queste due metodiche c'è la possibilità di verificare se c'è una sovrapposizione statisticamente significativa dei profili alveolari dei VOX che andremo ad ottenere nei vari pazienti con neoplasie polmonari del colon retto e del pancreas rispetto ai soggetti di controllo. Con entrambe le metodiche, questo potrebbe portare all'individuazione di alcuni profili alveolari patognomonici per le suddette neoplasie e costituire quindi veramente un importante strumento diagnostico non invasivo applicabile su larga scala per una prevenzione secondaria e su soggetti a rischio. Mi sembra estremamente interessante questa, diciamo, carrellata storica, no? E anche una informazione in merito al presente e all'attuale, ma vediamo un attimo il futuro, cioè una volta raggiunto uno standard, no? Cioè, prima parlavi di un nostro obiettivo è quello di una standardizzazione. Una volta raggiunto uno standard, quante persone a livello nazionale potrebbero, in termini numerici, grossolani? Un'enormità, perché questo device ha il vantaggio di essere uno strumento maneggevolissimo, è uno strumento molto piccolo che facilmente si può spostare in vari ambulatori e oltretutto, essendo già in commercio, siccome i costi sono sostenibilissimi, sarebbe l'ideale in alcuni centri dove si vuole esercitare uno screening di massa fornire appunto questa apparecchiatura. Il numero di pazienti che si potrebbe fare è infinito, cioè nel senso, noi prendiamoci conto che ogni anno in Italia ci sono 42.000 nuovi casi di cancro del polmone. Il cancro del polmone è uno dei big killer, è il big killer per definizione, perché al giorno d'oggi, nonostante tutti i progressi che sono stati in campo terapeutico e per quanto riguarda la chirurgia e per le nuove apparecchiature di radioterapia e anche per quanto concerne le terapie mediche, terapie biomolecolari, immunoterapia. Nonostante questo, l'indice di mortalità è ancora quasi vicino all'unità. Ogni anno ci sono 42.000 nuovi casi, ma ci sono più di 30.000 morti. Cioè, è una roba veramente enorme. Allora, pensiamo per un attimo, se noi riuscissimo
Nella popolazione a rischio intendiamo cioè pazienti fumatori che hanno dai 50 anni in su. Se in questi pazienti noi potessimo ripetere una volta all'anno, ma anche una volta ogni 6 mesi, perché dato che la metodica non è invasiva, dicevo, non sono radiazioni, è facilmente ripetibile, se noi riusciamo a fare questo test su questa popolazione, sarebbe una cosa fantastica, eccezionale, perché questo potrebbe permetterci di individuare in modo precoce delle neoplasie che poi dopo andrebbero confermate chiaramente con la diagnostica classica, con indagini TAC, indagini PET. Però questo screening di massa potrebbe veramente fare una prima scrematura e individuare i pazienti verosimilmente che stanno covando una patologia neoplastica rispetto ai soggetti che invece non hanno questa patologia. Per cui il numero che potrebbe beneficiare di questa indagine sarebbe veramente enorme, parliamo di centinaia di migliaia di soggetti. Un ultimo aspetto, che è quello, diciamo, comunicativo, cioè è una procedura diagnostica estremamente semplice e sarà semplice anche poi da parte dei medici, dei curanti, degli specialisti, comunicare al paziente, diciamo, che deve uscire da una logica, diciamo, più tra virgolette interventistica di diagnosi, una logica più semplicistica. Io penso che non ci sia niente di più facile per i medici di famiglia, che poi sono, diciamo, il primo baluardo nell'affrontare queste problematiche, dare comunicazione di queste indagini. Perché nel momento in cui io ad un paziente devo comunicare la necessità di eseguire un'indagine invasiva oppure un'indagine fastidiosa, rettocolonoscopia, ricerca di sangue occulto nelle feci, cioè qua si tratta semplicemente di dire al paziente che si va a soffiare in un tubicino, per cui veramente senza nessun effetto collaterale, senza niente, e anche l'indagine dura pochissimo. Per cui penso che avranno veramente gioco facile i colleghi medici curanti di famiglia o anche gli specialisti nel dare indicazione ad eseguire questo test, e penso che il paziente, appunto abituato finora all'esecuzione di indagini invasive, se pensiamo a broncoscopie, se pensiamo a TAC con mezzi di contrasto, se pensiamo ad altre indagini invasive, dicevo la rettocolonoscopia, eccetera, nel momento in cui gli si propone questo test, penso che per il paziente sarà veramente una cosa molto molto positiva, e la stragrande maggioranza dei pazienti sarà compliante ad eseguirlo. Non c'è nessun rischio, cioè il paziente soffia in un tubicino che poi viene sostituito di volta in volta, per cui non c'è neanche lontanamente da pensare la possibilità di contaminarsi da chi altri ha soffiato nel tubo, eccetera, eccetera. È una metodica veramente a rischio zero, e con le potenzialità però enormi, per cui un rapporto costo-beneficio veramente fantastico, eccezionale. Io penso che proprio non ci saranno assolutamente problemi da parte dei medici a far passare questa metodica nel momento in cui, speriamo, quanto prima, nel giro di un anno e mezzo, concludendo il nostro studio, se riusciamo a standardizzarla, veramente potrebbe essere una rivoluzione questa metodica. Ti ringraziamo tantissimo perché ci hai poi espresso una diagnostica territoriale, no? Ed è il futuro potrebbe proprio essere su questa linea. Quindi ti lasciamo il tuo lavoro clinico, chirurgico, e un ringraziamento davvero di cuore, e alla prossima. Buongiorno, ringraziamo il dottor Marino Nonis per la sua presenza a questo webinar. Dottor Marino Nonis, che è un esperto in DRG, quindi da questo punto di vista estremamente calzante con le nuove tecnologie inserite in ambito, tra virgolette, macroeconomico. Desidererei a questo punto che ci parlasse un po' della tecnologia dal suo punto di vista, quindi lascio la parola molto volentieri al dottor Nonis. Come voi sapete, in Italia, al di là dei partendo, diciamo, semplicemente dall'ultima riforma, e quindi dal decreto legislativo 502/92 e la legislazione seguente, direi che noi abbiamo un servizio sanitario universale che è caratterizzato dal offrire dei servizi che dovrebbero essere uniformi e paritari per tutti i cittadini.
ancorché questa sia un'affermazione corretta e generale, è anche vero che a seguito della riforma del titolo quinto avvenuta con la modifica, con il referendum che ha resistito al referendum del 2016 ed è stata introdotta dalla legge costituzionale 3 del 2001, il nostro sistema è fortemente regionalizzato, per cui al di là di liste di prestazioni comuni che vengono erogate dalla Sicilia al Veneto, la gestione della sanità attraverso l'erogazione di prestazioni essenziali che sono definite livelli essenziali di assistenza è universale. Ogni nuova tecnologia definita, diciamo, dalla propria complessità e dal fatto di appartenere in linea di principio o all'ambito della prevenzione, ma è poca cosa ed è piuttosto ridotto, direi che a grandi linee possiamo distinguere le prestazioni di assistenza sanitaria tra ospedaliere e prestazioni extra ospedaliere o distrettuali. Questo non si riferisce semplicemente al luogo in cui le prestazioni vengono erogate. Tutte le prestazioni sanitarie, ad esempio, possono essere erogate in ospedale, anche una visita o un prelievo. Non tutte le prestazioni invece ospedaliere possono essere erogate nell'ambito territoriale. Parlando di tecnologie che potremmo definire ambulatoriali, vale a dire eseguibili anche al di fuori dell'ospedale, queste tecnologie devono essere, oltre che autorizzate, vale a dire essenzialmente l'autorità sanitaria, così come per un farmaco, decide e afferma che la tecnologia, che può essere appunto un farmaco, un esame, qualunque cosa si voglia pensare, un test diagnostico o una terapia, può essere erogata, può essere somministrata sotto controllo medico o comunque sanitario ai cittadini. Questa è la fase della cosiddetta autorizzazione al commercio, per cui al commercio o all'erogazione una prestazione può essere fatta. Dopodiché, un passo successivo è che questa prestazione, per la sua importanza, per la sua sicurezza, possa essere rientrare nel novero delle prestazioni invece erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Andremo poi a vedere se con ticket o non con ticket, secondo alcune prescrizioni, secondo altre prescrizioni. Questo è un passaggio che avviene di solito attraverso l'ok che viene dato a livello istituzionale, vale a dire inserire la prestazione in un nomenclatore, così come avviene per il nomenclatore farmaceutico, delle prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Il punto di riferimento più recente nazionale è il cosiddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che venne fatto dall'allora Presidente del Consiglio Gentiloni all'inizio del 2017 e che andava a rinnovare l'elenco che era inizialmente stato emesso nel 2001 all'indomani della legge costituzionale 3 dal governo Prodi. In questo voluminoso decreto di PCM di più di 200 pagine sono elencate sia le prestazioni che appartengono al macro livello assistenza ospedaliera sia le prestazioni che appartengono al macro livello
assistenza distrettuale o comunque extra ospedaliera. Nel caso di questi esami occorre praticamente che su volontà della classe medica, sulla volontà di qualche ospedale, su volontà o su indicazione della medesima casa costruttrice attraverso il consenso e le autorizzazioni e l'uso che si è fatto della tecnologia, presenta un dossier. Di solito il dossier è fatto sia a livello ministeriale che a livello regionale, e sulla base di questo dossier si dà l'ok alla rimborsabilità della prestazione, e questa prestazione viene poi inserita di solito all'interno di un percorso. Ad esempio, ci potrebbe essere un'indicazione per l'uso della prestazione per pazienti di una determinata età o che hanno determinate condizioni, o per il monitoraggio di determinate patologie cronico-degenerative o quant'altro. Tutto questo fa parte, diciamo, delle regole per l'immissione all'interno dei LEA del nostro paese. Quando si tratta di una tecnologia nuova, in questo caso, la prima cosa che si fa è che si cerca in qualche maniera una assimilazione a una tecnologia simile. Questo ovviamente può facilitare l'esame della prestazione, oppure l'innovatività può essere tale che non si riscontra all'interno della lista, diciamo, una prestazione analoga, anche per quello che riguarda la rimborsabilità della tecnologia o della prestazione. In questo caso, voglio dire, non esiste una procedura, diciamo, uguale in tutte le regioni. In sostanza, voglio dire, la procedura può avere buon esito esattamente all'interno di una sola regione, poiché però il nostro è un sistema nazionale. Quantomeno quando si porrà il problema di cittadini di altre regioni che usufruiscano di quella prestazione, allora in genere in sede di conferenza delle regioni si arriva a una definizione, o in sede ministeriale si arriva a una definizione per far sì e per dare delle regole comuni erga omnes circa l'usufrutto e il poter utilizzare questa prestazione. Banalmente abbiamo adesso l'uso dei tamponi rapidi, no? L'uso dei tamponi rapidi è una prestazione nuova perché, ahimè, ci troviamo a fare i conti con la pandemia da Covid-19 solamente dall'anno scorso. I test diagnostici non erano presenti nel DPCM del 2017, in forza di decreti del Consiglio del Ministro, decreti legge e legge, queste prestazioni e l'evoluzione, le tecnologie di queste prestazioni sono via via diventate disponibili prima nel mercato, poi all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i cittadini. Ciò non di meno, essendo il nostro Servizio Sanitario Nazionale regolato su base regionale, è possibile che esistano delle differenze tra regione e regione, per cui potrete avere anche che lo stesso tampone viene erogato a fronte di un determinato ticket, oppure esistono determinate esenzioni
in una regione diversamente dall'altra, fermo restando che poi l'accesso, diciamo, alla prestazione è soggetta, diciamo, a un minimo comune multiplo che deve essere comune in virtù della equità e dell'accessibilità delle prestazioni nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Spero di essere stato chiaro. Assolutamente sì. Anche perché è un argomento estremamente intricato e complesso per i non addetti ai lavori. Una curiosità, tempo fa mi trovai in una situazione in cui la procedura ambulatoriale che andavamo ad eseguire in una struttura pubblica non aveva un suo codice, una sua codifica a livello nazionale. La direzione ha previsto una codifica, diciamo, assimilabile o equivalente, quindi questo potrebbe essere il caso anche. Si fa esattamente riferimento sulla base del buon senso e sulla base delle cosiddette regole di buona pratica clinica e si trova quella che possa essere un'assimilazione. Le faccio un altro esempio. Alla fine dell'anno scorso sono uscite le linee guida, non le tariffe, le linee guida per le prestazioni di telemedicina. Sì. Anche lì, alla fine, fermo restando, perché è un difficile equilibrio tra le potestà regionali e le potestà nazionali, è chiaro che la via più semplice e la via più normale è quella di essere concordi nel trovare un'assimilazione ad una, il che significa anche dal punto di vista remunerativo, e spesso non è così, perché se io assimilo una prestazione ad una già presente, diciamo che accetto il bene e il male, vale a dire che accetto lo scopo, accetto il setting assistenziale e accetto in linea di massima il rimborso. È ovvio che se dico ok, quella prestazione non era una prestazione di tipo A, ma è una prestazione di tipo B, a quel punto devo anche andare a giustificare la diversità della mia prestazione, mettendo anche in conto che magari esistano dei costi legati all'innovazione, legati ai prodotti utilizzati, legati anche magari alla novità e all'infungibilità della tecnologia stessa, che in qualche maniera giustificano un prezzo, o meglio una tariffa diversa. In questo caso ci deve essere la regione o l'ufficio della regione. In molte regioni esiste anche proprio un ufficio per le nuove tecnologie che prendono atto, esaminano un dossier specifico e sulla base di questo danno l'ok per l'erogazione della prestazione. Ci può anche essere una fase transitoria in cui solo alcune strutture, che ne so, ad esempio ospedali o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o determinate ASL, semplicemente per l'esperienza che hanno con la nuova tecnologia, offrono le garanzie di poter erogare quella prestazione nel contesto più sicuro e più ragionevole, più coerente, direi, con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale. Da questo punto di vista, diciamo che abbiamo una regola quadro, sappiamo come vengono remunerate ed erogate le prestazioni presenti nei diversi nomenclatori tariffari nazionali e regionali, dopodiché c'è un adattamento che è soggetto poi ai diversi controlli, vuoi di carattere clinico-scientifico, vuoi di carattere giuridico-amministrativo,
nonché anche contabile di sostenibilità economica della partita. E un'ultima domanda. Una volta, diciamo, che si apre la porta giusta, no? Quindi dal punto di vista etico, legislativo e quant'altro, in che modo questa tecnologia, questa nuova tecnologia, può essere inserita all'interno del PNRR? Allora, il PNRR è una cosa diversa, perché il PNRR è semplicemente il programma di investimento legato alla pandemia, che ha anche, diciamo, dei fondi legati alla innovazione tecnologica. Per cui, se diciamo, questa tecnologia, con particolare riferimento alle tecnologie maggiormente spendibili in ambito extraospedaliero, perché, come è noto, diciamo, uno dei goal del PNR è quello di riuscire a rafforzare la cosiddetta assistenza distrettuale, può essere che alla fine la nuova tecnologia usufruisca in termini di investimento anche dei fondi legati al PNRR. Ma in generale una nuova prestazione sanitaria o è, diciamo, di per sé una prestazione, come il tampone, come la glicemia, come la misurazione, oppure può essere inserita e meglio normata e meglio regolamentata all'interno di un percorso. Ad esempio, si può pensare che la nuova tecnologia sia più utile per gli anziani fragili o per chi ha bassa mobilità, per cui alla fine ci potrebbe essere un'indicazione che riserva o che magari dà o offre delle indicazioni esplicite per l'uso della tecnologia in determinati setting assistenziali. Altra cosa può essere legata a chi prescrive la tecnologia. Un conto è prescrivere, faccio per dire, una glicemia, che è potere dato a tutti i medici e oramai anche magari agli infermieri di comunità. Un conto è prescrivere una PET o prescrivere una chemioterapia o un esame ad alto costo. E allora in quel caso non basta nemmeno essere medici o medici di medicina generale, ma occorre avere delle caratteristiche di prescrittore che sono quelle legate all'architettura in cui è stata inserita la nuova prestazione. Per cui se la tecnologia serve per il miglioramento e pazienti che soffrono di insufficienza respiratoria o che hanno problemi nel monitoraggio di questo tipo, la regione è libera di individuare alcune strutture come le strutture che possono prescrivere quel tipo di prestazione e la cui erogazione di quella prestazione farà parte di un percorso compiuto, tecnicamente noi lo chiamiamo percorso diagnostico terapeutico assistenziale, in cui il paziente, diciamo, è candidato ed è normale appartenente e deve seguire, diciamo, quel determinato protocollo per avere una garanzia buona assistenza. Grazie. Un argomento, ripeto, molto complesso, diciamo, però reso decisamente meno complesso dal dottor Marino Nonis. Quindi lo ringraziamo tantissimo per quello che ci ha illustrato e per quanto riguarda una curiosità, facendo riferimento al breath test, cioè, sì,
In che modo potremmo vederlo, ecco, inserito in questa architettura sanitaria? Senz'altro, voglio dire, va individuato, diciamo, la macro area in cui si ritrova, e mi sembra che questa non possa che essere quella ambulatoriale. Dopodiché andare a trovare la branca in cui questo test viene posto, andare a vedere se esistono degli esami simili, e esistono, diciamo, delle convenienze, delle non convenienze nella assimilazione ad esami già esistenti, perché l'assimilazione significa sostanzialmente di per sé che non è un test nuovo, no? Certo. Perché se io lo vado ad assimilare non vado altro che a dire che la prestazione con quel codice non è altro che una nuova prestazione che però risponde esattamente a quello che faceva la prestazione già presente. Se invece viene, come io credo si tratti nella fattispecie, individuato un nuovo codice, a questo punto ci deve essere un'istruttoria che, ripeto, non è formalizzatissima nel nostro paese, e anche la situazione pandemica direi non aiuta, ma va costruito, diciamo, un dossier che costruisca le motivazioni per assegnare un nuovo codice. Dopodiché va tutto bene, potrebbe andare anche tutto bene per la singola regione, il banco di prova per far sì che sia una prestazione effettivamente universale, e se viene messa poi all'ordine del giorno, cosa che avviene normalmente una volta all'anno, quando la conferenza delle regioni esamina il problema della mobilità, mobilità sanitaria tra le diverse regioni. Per cui se noi abbiamo questo test che chiamiamo XYZ, che è stato fatto nel Veneto e regolamentato nel Veneto, il problema si pone se un cittadino di Roma, città da cui sto parlando, viene magari a Mestre o a Padova o a Vicenza, esegue quell'esame, essendo un esame del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione Lazio dovrebbe rimborsare la Regione Veneto. La Regione Veneto riconosce, o meglio, la Regione Lazio riconosce un debito nel momento in cui la prestazione è presente nel novero dei LEA accettati da tutta il Servizio Sanitario Nazionale. Chiarissimo. Questo quindi per non perdere comunque le caratteristiche di innovazione, questo sistema diagnostico, le caratteristiche, diciamo, le caratteristiche non dovrebbe soprattutto essere di universalità della prestazione, perché altrimenti avremmo un sistema diseguale, per cui il cittadino, perfetto, diciamo, del Veneto è più italiano del cittadino di Roma. L'abbiamo anche semplicemente accennato. Tutto questo riguarda nel momento in cui consideriamo quella sola prestazione. Quella prestazione poi invece potrebbe far parte di un pacchetto. Di un pacchetto, chiaro. Di un pacchetto. Allora, a quel punto, voglio dire, l'unità elementare non diventa più quella prestazione, ma diventa il pacchetto dell'assistenza, ad esempio, al paziente che ha problemi respiratori, e diventa semplicemente uno dei tasselli e uno degli esami che vanno fatti a quel paziente, con le indicazioni ovviamente del soggetto regolatore e del soggetto prescrittore. Sì, sì, ci sono comunque, voglio dire, interessantissime chiavi di lettura da questo punto di vista, per cui anche futuribili. L'importante, come diceva lei, alla fine
è che ci sia un codice univoco, esatto, presumibilmente, che vada ad identificare questa prestazione, per cui si sappia che quella è una prestazione, ancorché assimilabile oppure simile, alla prestazione del Bread Test che è stato identificato dal codice 89-2021X, eccetera. Grazie mille ancora. L'aspettiamo ospite a questo punto per ulteriori cose, perché ripeto, sono elementi estremamente interessanti. Grazie ancora. Buona giornata, signor Tornonis. Saluto da Roma. Desideravo chiedere al dottor Massimo Barberio, perché una multinazionale che opera nel settore della diagnostica per immagini può essere interessata a sviluppare e a valutare nuove tecnologie particolarmente legate all'analisi del respiro? General Electric è una multinazionale che opera sì principalmente nel campo dell'imaging diagnostico, ma che da sempre si è occupata di coprire, per quanto riguarda la branch dell'healthcare, diverse aree di carattere terapeutico e anche diagnostico. Noi abbiamo una grossa presenza nella parte cardiologica, nell'information technology, in ambito digitale con soluzioni di intelligenza artificiale e nel campo dell'anestesia e rianimazione. Questa mia premessa serve per rispondere alla sua domanda. Anestesia e rianimazione, dove noi produciamo sistemi di ventilazione assistita e di monitoraggio, hanno come naturale interlocutore, come lei può immaginare, un paziente particolarmente defedato, quindi un paziente che è sensibile a qualsiasi tipo di patologia e che ha delle grosse difficoltà, anzi direi l'impossibilità di comunicare le variazioni dello stato di salute che ha. Quindi una tecnologia come questa, che in maniera molto semplice, non dimenticate che i pazienti in anestesia e rianimazione hanno una ventilazione assistita, quindi sono collegati a un respiratore e quindi la presa di questo tipo di campione è in automatico e continua molto facilitata per questo tipo di apparecchiature. Dicevo, questi pazienti sono soggetti molto spesso a delle patologie particolarmente debilitanti e particolarmente pericolose, dalle infezioni nosocomiali a altro tipo di infezione. Quindi per noi monitorare tutto quello che permette di controllare lo stato di questo tipo di pazienti è una situazione, direi, molto molto importante anche dal punto di vista strategico. Aggiungendo che è vero che le tecnologie sull'analisi del respiro attualmente hanno avuto delle prime validazioni in ambito oncologico, ma anche qui la presenza molto forte dell'azienda nella diagnostica preventiva e precoce delle patologie oncologiche fa sì che questo possa essere un corollario al nostro portafoglio prodotti. Un'osservazione, una curiosità. Vi capitano spesso delle richieste di approfondimento da parte di aziende esterne e sulla base di quali criteri eventualmente scegliete di intraprendere un percorso conoscitivo o di crescita nella direzione di una soluzione piuttosto che un'azienda? Una crescita inorganica è una parte molto importante delle nostre strategie di ricerca e sviluppo, quindi noi abbiamo delle antenne sui vari mercati, nelle varie situazioni, che cercano di monitorare quelle che possono essere delle soluzioni innovative che vengono messe a punto da start-up o da aziende anche presenti sul territorio, magari di piccole dimensioni. Quindi il primo criterio è sicuramente una valutazione estremamente accurata di queste progettualità che periodicamente ci vengono sottoposte ad opera del nostro headquarter che sta oltreoceano, perché noi non abbiamo una branch di ricerca e sviluppo locale in Italia. Quindi fungiamo da collettore di queste ipotesi di progetto che poi vengono portate all'attenzione dei colleghi della ricerca e sviluppo. Un'altra parte, un'altra caratteristica che è per noi importante nella valutazione,
è anche nella serietà dell'azienda che propone queste soluzioni. E Predic, ad esempio, nel tempo ha dimostrato di essere all'avanguardia per alcune soluzioni tecnologiche che ci hanno visto partner, per esempio le soluzioni di realtà aumentata, le ipotesi di applicazione in robotica. E quindi non è solamente il contenuto, che è sicuramente importante dei vari progetti, ma direi anche il proponente. E Predict, dalla conoscenza che ne abbiamo, ci dà le massime garanzie di serietà, e sebbene sia una realtà non sicuramente importante dal punto di vista dimensionale, è sicuramente una realtà che opera con la capacità di portare, di fornire ipotesi tecnologicamente avanzate.